I dati in base, più che la differenza tra gli studenti, dimostrano le differenze degli apprendimenti tra scuole. I risultati che sono emersi in questi anni non sono sempre incoraggianti. Devo però dire che proprio anche grazie ai dati invalsi molto si sta muovendo per cercare di aiutare la scuola a trovare le soluzioni più adatte. I dati invalsi non ci possono dire esattamente quale sia la situazione e quali siano le misure da prendere, ma forniscono degli strumenti per prendere delle misure e che devono essere trovate dalle scuole per ogni singolo caso. Però ci aiutano molto a valutare degli scenari possibili e a trovare delle strade. Io credo che la DAD sia stato un grandissimo strumento di emergenza e quindi quando uno strumento serve per affrontare l'emergenza non può essere perfetto, esattamente come nella situazione di ordinarietà. Io quindi credo che lo sforzo dei docenti vada riconosciuto, la DAD sia stata una grande risorsa, ovviamente non può sostituire totalmente la didattica ordinaria, anzi non la deve sostituire. Può però essere uno strumento utilissimo anche per i tempi di normalità che speriamo siano dietro l'angolo per aiutare gli studenti più deboli. Quindi della DAD ho un giudizio estremamente positivo, non nascondendoci le difficoltà che si sono associate alla DAD, ma non per limiti o difficoltà della DAD in sé, ma perché si è dovuto affrontare una situazione di emergenza.